conto alla rovescia è terminato. Domenica 21 maggio è tornato infatti l'atteso appuntamento con la Strada Rimini, la tradizionale maratona che attraversa il centro storico della città, organizzata dalla SDC alle Pecore Nere, in collaborazione con la sezione di atletica e podismo WISP, quest'anno giunta alla sua 34esima edizione. Una manifestazione che anno dopo anno ha sempre visto incrementare il numero di partecipanti. Nell'edizione 2016 le iscrizioni hanno toccato quota 5.006, compresi i bambini delle scuole con le rispettive famiglie, ma dall'organizzazione la speranza è quella di fare un ulteriore passo in avanti. Per Roberto Pezzi, presidente della SDCL, sarebbe già un buon risultato mantenersi sui numeri dello scorso anno, confidando che saranno ancora di più le persone che decideranno di trascorrere assieme a lui una domenica di sport e di amicizia. Del resto la manifestazione è popolare, aperta a tutti, la cosa che realmente conta per Pezzi è il partecipare. Non a caso ogni anno sono diverse centinaia le persone che non fanno parte di alcuna società e non corrono in altri eventi, ma che vogliono essere presenti alla Strada Rimini. Quattro, come sempre, le gare in programma, competitiva di 21 km con partenza alle ore 9 da Piazza Tre Martini, maratonina non competitiva di 10,5 km, medesimi luogo e l'orario dello start, camminata turistica di 5 km con partenza alle ore 9 da via Gambalunga, Strada Rimini Baby di 2,3 km dedicata ai bambini delle scuole con start da via Gambalunga alle ore 9.15. All'aspetto sportivo e ricreativo è stato affiancato quello sociale della solidarietà. Accanto al gruppo clown di corsia della Croce Rossa di Rimini, che ha fatto animazione per tutti i bambini, in piazza erano presenti numerosi stand, quali quelli di Una Goccia per il Mondo, Yor, Aido, Wilm o Unicef, che hanno illustrato i propri progetti ai quali è stato possibile dare un sostegno. Numerosi, infine, i premi in palio, suddivisi per le categorie di partecipanti e le società. Un passo indietro, lo scorso anno la 33esima edizione non ha deluso le aspettative con una marea di podisti che hanno invaso le vie di Rimini. Una grande festa di sport, una grande kermesse podistica adatta a chiunque. Questa è la Strada Rimini che dopo 33 anni risulta essere un'attrattiva incredibile per tutti coloro che vogliono trascorrere una domenica attiva in un clima di amicizia e condivisione. Una bella giornata baciata da sole, accolti i podisti distribuiti sui quattro percorsi di 1,8, 5, 11,5 e 21 km. I primi a tagliare il traguardo della competitiva furono nel campo maschile Rashid Benandan e Hakim Radwan in 1,8 e 50, terzo classificato Giuseppe Del Piore con 1,11 e 58. Nella classifica femminile a trionfare fu Ilaria Icardi con 1,22 e 32, a seguire seconda classificata Fausta Borghini con 1,29 e 18 e terza Luana Leardini con 1,30 e 06. Gli organizzatori della Celle Pecore Nere hanno accolto ben 5.600 concorrenti, dei quali 2.500 nella Baby riservata alle scuole e 200 nella 5 km, che ha raccolto 660 euro a favore dell'associazione Rompi il Silenzio contro la violenza sulle donne. L'edizione odierna. In una giornata nuvolosa sotto l'aspetto atmosferico non è mancata quella serenità per assistere e partecipare alla 34esima edizione della Strada Rimini. Una gara che continua a sorprendere con numeri di partecipazione a son di record e con Roberto Pezzi assieme a Maurizio Vedetti, principali autori di una manifestazione che racchiude, nonostante passi il tempo e gli anni, sempre più fascino. Non sarà la competizione dei grandi nomi, out Federica Moroni, Eleonora Errani, Luana Leardini, Fausta Borghini, Gianluca Borghesi, solo per citarne alcuni. Ma è sicuramente la maratona che invoglia a partecipare molta gente da fuori. Così scopriamo in una domenica più grigia che colorata la napoletana Bruna Santelia. Vediamo una Tiziana Sportelli sempre più determinata a salire sul podio e qualche altro nome nuovo che trova conferma nel panorama locale e non solo, come Rashid Benandian e Marco Pioli. Gli atleti, aggiungere alla fine, saranno circa 733. Una competitiva da urlo, come sempre, ci mancherebbe, verrebbe da dire, come per stessa missione di Maurizio Vedetti. Ormai con orgoglio siamo arrivati alla partenza della 34esima Strada Rimini, è tutto pronto, siamo qui in piazza Cavour e la piazza si sta riempendo, le pressioni aumentano e niente, alle 9 puntuali partiremo come sempre. Anche quest'anno l'affluenza è molto molto alta e contiamo vivamente di superare le 5.000 persone. E la partenza del 21 km avverrà in piazza Tre Martiri come l'arrivo. Il percorso sostanzialmente rimane quello dell'anno scorso, soltanto che abbiamo soltanto un chilometro sulla spiaggia. Poi abbiamo la Strada Rimini Baby che è 2,3 km,
una bella passeggiata di 4 km e la 10 km e mezza non competitiva. E come si sente anche dal sottofondo, qui la piazza si sta animando vivamente. Sarà molto difficile superare le 5.600 persone dell'anno passato, ma ogni qualvolta ci avviciniamo o superiamo le 5.000 noi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e facciamo un grossissimo lavoro, soprattutto alla Rita, e gira per tutte le scuole, cerchiamo di portare molti ragazzini per farli innamorare a questo sport. E anche quest'anno credo che arriveremo circa 2.000 bambini che correranno per le loro scuole con i loro colori e con il loro entusiasmo. Grazie, vi aspettiamo tutti alla partenza e buona gara a tutti, ciao! Rispetto alla precedente edizione, la temperatura e la giornata non aiutano. La gara è valida come nona prova del calendario Mare Verde Monte, che ha dalla sua avviato la 42esima stagione. Lo scorso anno arrivò al 15 di maggio, quest'anno la data è stata spostata 6 giorni più tardi, esattamente al 21 maggio. Oltre ai vari enti benefici che da sempre supporta, la Strarimini 2017 sarà l'occasione per far conoscere la storia di Michele, un bambino di 11 anni affetto da una rara malattia che gli impedisce di muoversi. Per aiutare Michele è stata attivata una campagna di raccolta fondi per acquistare un montascale che possa consentirgli di scendere dal primo piano di casa e magari uscire a vedere il mare, così vicino ma così difficile da raggiungere. Sicuramente l'ennesima iniziativa legata al binomio sport e solidarietà fa parte della Strarimini. Non a caso la Strarimini è molto attenta a questi particolari, d'altronde non potrebbe essere altrimenti. La sensibilità degli organizzatori è invidiabile. Già lo scorso anno si schierò dalla parte delle donne con l'associazione Rompi il Silenzio, onde evitare violenza proprio sulle donne. Quest'anno sicuramente non può lasciare inascoltato il messaggio di Michele, come non deve assolutamente passare in secondo piano. Quando ci sono manifestazioni di questo genere è sempre utile prendere in mano la situazione e cercare di fare del bene. Dopotutto la corsa porta anche a questo, a pensare, ragionare, sorridere, e proprio quest'ultimo fattore Pezzi e compagnia si augurano di poter regalare una giornata speciale al piccolo Michele. Strarimini da grandi numeri, da grandi corridori, ma anche da grandi persone dietro l'organizzazione, complimenti davvero. Quella del 2017 rappresenta la 34esima volta in cui Rimini toccherà con mano la fama e la fame di questi corridori, giunti da tutta Italia. La maglietta arancione che caratterizza la manifestazione 2017 è solamente un simbolo, i premi per la partecipazione un altro, i premi invece per tutti i partecipanti una ricchezza di idee che non porta mai alla fine e a particolari fini. Si preme il prodotto nostrano e se a volte non è così, pazienza, l'importante è partecipare, come ricorda lo stesso Roberto Pezzi. E se poi all'utile viene fornito anche il bene, ancora meglio, vuol dire che l'impresa è stata finalmente compiuta. Nella conferenza fatta nella pre-Strarimini, Roberto Pezzi insieme ai suoi organizzatori si augurava quantomeno di aggiungere le stesse unità dell'annata precedente, quando a staccare il traguardo delle iscrizioni fra competitive e non furono 5.600 unità. La manifestazione non trascura lo spazio dedicato ai bambini, con una partenza proprio riservata e dedicata a loro. Le famiglie che si uniscono alla Strarimini in una giornata all'insegna dello sport sono numerosissime e a giudicare dall'afflusso ci sono sempre più bambini che si stanno avvicinando a questa disciplina. Sono di ambedue i sessi, quindi non esiste una particolare predisposizione più del bambino o della bambina verso questo sport. L'importante è il sano divertimento. Negli anni, nelle 34 edizioni raccolte, la Strarimini è riuscita anche in questa impresa, radunando intere famiglie per seguire e accompagnare le gesta atletiche dei loro figli, e possiamo giurare che si siano pienamente divertite quanto loro. Qui Pezzi indica la sua vittoria personale, quella di aver fatto conoscere una speciale manifestazione e una speciale corsa nel posto tanto amato chiamato Rimini. Vedendo l'afflusso di persone giunte anche a questa edizione, possiamo dire che anche in questo caso la missione è stata compiuta. Ottima anche l'organizzazione dei media, la manifestazione e lo speciale intrattenimento musicale è stato curato dagli amici e colleghi di Radio Bruno. Per le riprese fotografiche e televisive si sono attrezzate diverse persone che hanno accompagnato con le moto i diretti interessati tappa per tappa. Giudici e organizzatori presenti alla partenza dei grandi, dei piccoli e delle persone che intendevano a partecipare alla gara non competitiva, con segnaletica all'avanguardia dove era impossibile sbagliarsi, anche se forse qualcuno dei grandi il rischio l'ha preso. Poi capiremo nel proseguo di questo racconto il perché e di chi si tratta. Le nostre parole potrebbero sembrare inutili, una manifestazione non certamente facile da organizzare, vedendo il bacio d'utenza, la flessibilità, la voglia e la corsa in tutti i sensi per iscriversi. 5 traguardi per dissetarsi, gli applausi arrivano a questo punto anche dai partecipanti. 34esima edizione, siamo a Rimini, piazza Tre Martiri, primo sparo che indica l'avvio dei bimbi dei Crabs Basket che scattano per poi posizionarsi ai lati dei corridori.
Ci siamo, allo Sparo Vero si vedono in prima fila Rashid Benandan della Dinamo Sport, Mamadou Diof della Miramare Runners, Marco Pioli della Golden Rimini, Dennis Pianini della GPA Verrucchio, mentre delle donne a livello locale conosciamo Tiziana Sportelli. Mancano tanti nomi importanti, come detto precedentemente, ma la concomitanza della Stra Rimini con altre gare certamente non aiuta. Il primo attraversamento dei protagonisti comporta il passaggio sotto l'arco di Augusto. I corridori sfilano in numeri impressionanti, alla fine saranno circa 733. È uno spettacolo vederli sfilare uno a uno, non a caso un ostacolo maggiore ma piacevole è rappresentato dal tifo ai bordi della strada e dalle macchine fotografiche dei turisti che colgono l'occasione per immortalare il momento, o meglio, il ricordo top della manifestazione. Proprio il passaggio sotto l'arco di Augusto rappresenta non una semplice formalità, ma l'attraversamento di uno dei simboli della città di Rimini. Anche in questo caso gli organizzatori hanno dimostrato occhio umano e che al cuore non si comanda. Vedendo anche lo stile dei partecipanti, c'è anche chi si è già predisposto per una maratona a comportamento adatto all'esigenza, chi si appresta ad affrontare una nuova avventura. Saranno parecchi ad avere la lingua lunga, ma anche molti a puntare ad ottenere un piazzamento prestigioso. D'altronde, per chi lo fa di mestiere, la corsa è veramente tutto, a maggior ragione se poi partecipi alla Stra Rimini. I 5 ristori ubicati all'interno del circuito serviranno non poco per dissetarsi e ricaricare le pile. Dall'arco si esce verso la città in direzione ospedale, da lì si passa per via Firenze che poi conduce al mare. Ma già nel primo step vediamo corridori cercare di prevalere su altri, quasi a cercare la giusta distanza, quella della sicurezza che non possa incombere inaspettate follie. In questo caso il motto di Roberto Pezzi, l'importante è partecipare, non vale molto, ma per loro ovviamente chiudiamo un occhio, perché sono corridori che corrono per tutto l'anno e partecipano a diverse manifestazioni e ovviamente vincere la Stra Rimini è un prestigio non da poco. La temperatura fresca aiuta i corridori più audaci, crea qualche difficoltà a quelli improvvisati, anche perché se è vero che il sole scalda molto, il freddo, specie se si attraversa il mare, causa maggiori preoccupazioni per la salute. È facile un piccolo venticello che possa causare leggeri mal di gola o raffreddori. Va trovato l'habitat giusto attraverso anche l'abbigliamento sportivo, ma questo ovviamente per i corridori in testa non crea assolutamente scompiglio. Le immagini mostrano l'attraversamento della rotonda in direzione mare. I podisti corrono fino al bagno 30 dove è previsto l'ingresso e la toccata e fuga sulla sabbia con uscita sul porto di Rimini. Inquadriamo l'uscita dei primi 10 da dove Dennis Pianini sgomita per il terzo posto. Fuschini è tallonato da alti dietro e a rischio la decima posizione. Uno sguardo anche al filotto di concorrenti che seguono parallelamente la riva del mare. Aspettiamo anche l'arrivo delle prime 3 donne. Scopriamo in questa giornata la napoletana Bruna Santelia che guida la propria categoria. La campana ha molti amici qui in Romagna, specialmente a Rimini. Scoperta la Stra Rimini, non ha resistito alla tentazione di parteciparvi. Al secondo posto troviamo, si fa per dire, la forestiera Beatrice Baccolini che staziona per l'appunto in seconda posizione controllando a debita distanza Tiziana Sportelli che insegue al terzo posto. Proprio la Sportelli risulta essere una nota lieta di questo 2017, non a caso è salita sempre sul podio nelle gare riprese dalle nostre telecamere. Rashid e Mamadou Diof volano al comando, attraversiamo San Giuliano, direzione Darsena, per poi spostarci verso Viserba. Sul rettilineo vengono confermate le posizioni dei primi 10 maschi e delle prime 3 donne. Rashid è devastante mentre Mohamed tenta di rifiatare, allunga il passo su Pianini ma si vede molto stanco, non a caso non è di solito abituato a questi percorsi, come per sua stessa ammissione ammetterà per l'appunto a fine gara. Reggono il passo le prime 3 donne. Sul percorso poi qualche variazione in verità c'è stata, l'arrivo è fissato 100 metri più avanti rispetto alle passate edizioni. Il tratto sul mare rappresenta letteralmente una novità, con toccato ovviamente sulla spiaggia che crea dolore, specie ai polpacci dei partecipanti. L'attraversamento finale per l'ingresso nel Parco Marecchia porta a percorrere gli ultimi metri di una tappa dura e difficile per appunto. Rashid vola verso l'ennesima vittoria, Diof rappresenta la new entry, pianta stabile del 2017, mentre Dennis Pianini la conferma, proprio loro passano davanti al nostro obiettivo.
siamo ai titoli di coda. Il punto, la scorsa settimana ci eravamo focalizzati sugli atleti keniani, tra i più forti al mondo in quanto a resistenza e velocità. Anche Rashid Benandea non scherza, il marocchino dimostra di avere una tattica da fare invidia a qualsiasi atleta. Studia gli avversari, comprendendo da subito se la corsa riserverà maggiori sprint o se può essere tenuta sotto controllo, azionando semplicemente il turbo quando ritiene di poter staccare gli avversari, quasi a dire se è che sia arrivata l'ora. Rashid ha vinto già diverse manifestazioni quest'annata, sia a livello locale che fuori regione. Alla Stralimini era l'atleta più temuto e non a caso per il secondo anno consecutivo bissa il successo. A distanza di 7 giorni si riprende la rivincita sconfiggendo le paure avute nella maratonia dei laghi, volando dannatamente, andando a prendersi questa medaglia che per lui rappresenta un vero fiore all'occhiello. Dioff è l'atleta, l'amico, il vicino di casa, cresce ogni gara sempre di più fino ad arrivare a toccare l'apice. Manca ancora nella resistenza e forse nella continuità. Occorre capire quale sia il percorso più idoneo al suo fisico o meglio alle sue gambe. Degli atleti di casa ci sorprende i passi notevoli che sta facendo Tiziana Sportelli, specie quando attraverso il sorriso, anche nei momenti di difficoltà, continua a correre dannatamente, mentre ribadiamo che sia Bruna Santelia che Beatrice Baccolini per noi rappresentano piacevoli sorprese e novità, mentre Dennis Pianini la certezza della GPA Villa Verrucchio, se non l'orgoglio. Lo stile della corsa non è certamente un option, non a caso in questa manifestazione abbiamo svolto diversi primi piani nei movimenti dei protagonisti in gara, specie di quelli davanti, dalla Sid a Dennis Pianini, passando per Mamadou. Qualche primo piano l'abbiamo visto anche in riva al mare. Rispetto allo scorso anno, piccolo intoppo su strada per Rashid Benandian, causa deviazioni sbagliate, marocchino, e seguirà qualche metro in più rispetto al dovuto per poi tornare sui propri passi e prendere la retta via. Nonostante appunto questo passo falso, dietro le sue concorrenti è riuscito ad approfittarne. Lo strapotere del marocchino è apparso netto, c'è da lavorare, ma siamo sicuri che Mamadou Diouf rappresenta la speranza futura per la Miramare Runners, ma anche per il podismo locale. Un grande abbraccio, consentitemi di farlo, lo mandiamo anche alla grande assente Federica Moroni, campo femminile, alle prese con una battaglia personale che la vedrà sicuramente vincitrice come sempre, aspettando per l'appunto di rivederla in pista nel più breve tempo possibile. Intanto ci gustiamo questa bellissima gara con diversi atleti protagonisti. E mentre ci accingiamo all'avvio, ovviamente i nostri complimenti vanno anche a tutti gli organizzatori, consentitevi un enorme abbraccio, ma un enorme applauso anche a Roberto Pezzi e a Maurizio Bedetti. Davvero meritano il meglio per quanto riguarda il ipotismo locale, soprattutto per una manifestazione che negli anni si sta consolidando sempre di più, nonostante siamo solo alla 34esima edizione, solo perché ci auguriamo appunto che due possano essere come il gatto e la volpe, o meglio maturare altre idee per proseguire con questa bellissima manifestazione. La gara in sintesi, dopo l'esplorare iniziale con ben 733 elementi al via, Rashid Benandian, dopo un breve tratto affiancato da Mamadou Diouf, prende il largo, supera tutti e si avvia verso l'ennesima vittoria. A distanza segue Mamadou Diouf, che consolida il secondo posto senza preoccuparsi dell'arrivo di Pianini, mentre Pianini, dopo un duello iniziale, attorno al 12° chilometro inizia a stazionarsi in terza posizione in maniera stabile. Tra le donne c'è un monologo rappresentato da Bruna Santelia, seguita da Beatrice Baccolini e da Tiziana Sportelli. Gli arrivi della 34esima edizione della Stralimini. Al primo posto si classifica Rashid Benandian della Dinamo Sport con il tempo di 1.13.14, a seguire Mamadou Diouf della Miramare Runner con 1.14.56. Terzo posto per Dennis Pianini del gruppo podistico Villa Verrucchio con 1.15.37. Quarta posizione per Domenico Ilario Perilli della Run Card con 1.15.55. Quinto posto per Luigi Listorti della podistica Montegranaro con il tempo di 1.15.57. Sesto posto per Marco Pioli della Grode Club Rimini con 1.16.47. Settimo Luca Boinega della Polisportiva Tifernum con 1.16.54. Ottavo Diego Amadio dell'Olympus San Marino Atletica con 1.17. Nono Marco Bianchi dell'Atletica Osimo con 1.17.23. Decimo Davis Borghini della Grode Club Rimini con 1.17.52. Per quanto riguarda le donne, Bruna Santelia della Caivano Runners si classifica al 76° posto della classifica generale con 1.26.41.
secondo posto e 94esima nella classifica generale, Beatrice Boccallini dell'Atletica Estense con 1:28:27. Terzo posto per Tiziana Sportelli. 105esima nella classifica generale della GS Lamone con il tempo di 1:29:18. 94esima e 105esima sono segno di equilibrio nella corsa tra le donne. Sono ottimi piazzamenti considerando che le tre sono arrivate davanti a numerosi atleti maschi e considerando che col piazzamento della Sportiello rientrano tra i primi 105 concorrenti sui 733 che taglieranno il traguardo. I complimenti ovviamente sono doppi. Ora ci concentriamo sull'intervista del dopogara realizzata alle prime tre atlete femminili e ai primi tre atleti maschili. Prima di tutto ringrazio l'organizzazione per il percorso che è stato bellissimo. La fatica, devo dire che non è la prima gara di 21 km dove non ho avvertito né fatica né ho avuto problemi, e devo dire che anche durante il percorso ho trovato comunque persone dell'organizzazione simpaticissime. E niente, è la prima gara che l'ho trovata molto molto divertente e non faticosa. Bellissima, anche perché io anche ieri quando sono andata a ritirare il pettorale che sentivo questa novità, e questa cosa mi ha emozionata, mi è piaciuta tantissimo. È la prima gara, devo dire, molto, molto particolare. Ringrazio l'allenatore Giampaolo Ciappa e tutti i ragazzi con cui mi alleno, la mia compagna di allenamento Alessia, e faccio un saluto e un in bocca al lupo a tutti quanti. Una gara abbastanza difficile, percorsi vari, pezzo sulla sabbia parecchio pesante e anche gli ultimi sali scendi finali spezza gambe, insomma non è stata facile, però l'abbiamo conclusa. Un percorso veramente bellissimo, molto vario, e poi c'era sempre il tifo della gente su ogni chilometro che incitava, e quindi è stato veramente molto molto bello, una gara bellissima. Sì, perché c'erano i ristori ogni 5 chilometri e anche come assistenza c'erano sempre persone con la bici che, insomma, al minimo problema potevano aiutare, quindi ottima organizzazione. Sono felicissima, non me l'aspettavo, anche perché ho corso ieri sera alle 6 di sera, per cui avevo le gambe leggermente stanche, però oggi non c'era il sole, quindi mi è andata bene. Il percorso a me è piaciuto molto, un po' più difficile di quello che pensavo, nel senso che pur essendo in piana c'era la parte sulla sabbia che, insomma, le gambe ne hanno risentito, e la parte finale di sterrato che, insomma, abbastanza faticoso per me avendo già le gambe stanche. Però molto bello, mi è piaciuto, devo dire la verità. Ciao a tutti, oggi c'è una bella giornata, c'è il tempo un po' freddo, non è come l'altra settimana, c'è tutto caldo, è andato tranquillo perché è andato senza fatica, perché ti lascio la forma per le prossime gare, anche adesso ti arriva anche Ramadan, vogliono riposare un po', anche ti arriva anche l'estate. Sempre le gare così. Ma potevi fare di più secondo te oggi? Sì, poi ho sbagliato la strada dal parco, ho sbagliato quasi 400 e fermato, ho trovato tutto chiuso e chiamato la polizia, no, vieni qui, dopo è andato dritto fino all'arrivo. Veramente sono molto contento, come la prima esperienza di mezza maratona, non l'ho mai fatto. E oggi sono arrivato secondo. Quando sono arrivato al traguardo, mi sono stato molto cotto, sono stanchissimo, non riesco neanche a camminare, le gambe sono state molto stanco. Alla fine mi sono fermato a sedermi, adesso mi sento un po' meglio, veramente sono molto contento, grazie mille. Sì, bene, dai, ho fatto fatica un po' sulla sabbia,
dopo sono rimasto con altri ragazzi e alla fine ho provato a allungare un po' e mi è andata bene. E soprattutto quando corri una mezza così, la cerchi di fare un po' veloce, la sabbia è la parte più difficile. Poi col vento contro, fortunatamente sono rimasto un po' coperto e sono riuscito a uscire bene dalla sabbia. Sì, sì, visto dai il percorso, anche le curve così, sono molto contento. Poi avendo corso una mezza anche domenica, va bene così oggi. Noi, Riva al Mare, aspettiamo la 35ª edizione della Strarimini.